appena presentato il libro di Pierluigi Battista, bellissimo, che consiglio. I libri sono pericolosi, per questo li bruciano. I libri sono sempre stati pericolosi, cioè sempre stati pericolosi e sono sempre stati bruciati da chi li ha considerati giustamente dal loro punto di vista pericolosi, perché sfidano sempre il monopolio di un'idea. Un'idea con la I maiuscola, sono tante idee che sfidano l'idea che ce ne possa essere solo una. Che succede? Che i fanatici, per distruggere le altre idee, distruggono anche i veicoli di queste idee, cioè i libri. Questo è avvenuto con i pazzi, è avvenuto con l'Inquisizione, è avvenuto con il nazismo, è avvenuto in Unione Sovietica, è avvenuto o sta addirittura ancora avvenendo con i talebani, no? Però avviene anche nelle nostre società avanzate, civili, garbate e tecnologicamente avanzatissime, tant'è che adesso si bruciano i libri nei social network. Quindi questa pulsione di distruggere l'idea diversa dalla propria è proprio una pulsione irresistibile. Non c'entrano le singole culture, ma c'entra proprio questa voglia di non far uscire le idee diverse. Forse la rete da una parte impedisce a coloro che vogliono bruciare i libri di riuscire nel loro intento, perché i libri ormai sono indistruttibili. Dall'altro lato però la rete sottrae anche un po' di energia e di tempo che magari una volta si dedicavano ai libri e alla lettura. Battista scrive che i libri non necessariamente ci rendono migliori. Coloro che bruciano i libri non sono gli ignoranti, gli analfabeti, sono i fanatici, quelli che ne hanno letti molti, forse anche troppi, magari libri sbagliati. Detto questo, il libro non deve fare paura, ma deve essere qualcosa che magari non ci rende migliori, però ci rende più vivi. Attraverso i libri capiamo meglio chi siamo e la nostra condizione nel mondo. Ad esempio, secondo me possiamo renderci conto che la vita qualche anno fa non era più facile di adesso e che il futuro non è detto che debba essere peggiore del presente, può essere anche migliore, dipende soprattutto da noi e dai nostri ragazzi. La censura si è spesso abbattuta non soltanto sui trattati ideologici, diciamo così, sulla storia delle idee, ma anche su quella dei sentimenti e delle emozioni, per cui si è rivolta nei confronti del romanzo e le lettrici sono i più grandi lettori del romanzo sono lettrici e quindi in questo senso le donne sono più perseguitate di altre e in alcuni regimi autoritari adesso sono perseguitati insieme i libri e le donne. Sono dell'idea che un libro deve essere criticato, demolito, scorticato, cioè io sono per il conflitto aperto delle idee, io non sono per una cosa, diciamo così, tutta la tolleranza. Se c'è un libro che scrive delle cose che mi urtano, io voglio scrivere che quelle cose mi urtano, ma non voglio davvero mai che un libro non possa uscire.